Si parla della storia del cinema legata a Milano, si parla di una persona che questa storia la incarna davvero fino in fondo e si parla, per quanto riguarda me e il mio amico e socio che adesso mi raggiunge, si tratta anche di un racconto personale, di un'amicizia, non so, io Cassani, che è la persona che vedete ritratta lì, lo conosco da più di 40 anni, è stato maestro, fratello, padre, è stato un po' tutto, insomma. Di fatto. Il cinema Palestrina è in gestione della nostra società, Antonio è il tycoon del cinema Mexico e io non faccio altro che lasciare la parola a Mimmo, Domenico Di Noia, che è anche il presidente della Federazione Italiana Cinema d'Essé. Questa è una sala della FICE, appunto. Grazie di essere intervenuti. Intanto è con noi il regista Michele Rò. Antonio Sancassani. Allora, brevemente. Io credo che ormai il Messico, per tutti quelli di Milano, ma anche per molta gente che viene da fuori Milano, tra le istituzioni da vedere a Milano c'è anche il cinema Messico. Una fama che si è conquistata nel corso degli anni e che soprattutto si è rafforzata nel momento in cui tanti cinema hanno chiuso, soprattutto hanno chiuso tanti cinema come per esempio in Palestrina, che è una monosala, un po' come il Messico che è una monosala, quindi sono altre multisale e quasi tutte le sale come queste sono state emarginate. E nel caso di San Cassani grazie veramente a lui, nel caso del Palestrina grazie anche alla parrocchia che c'è qui a fianco e che ha voluto mantenere fortemente questa struttura e che da qualche anno insieme appunto all'amico Raul e ad Antonio Sancassani abbiamo cominciato a gestire e abbiamo cercato di portare un po' lo spirito del Messico che poi verrà fuori sicuramente dal film che vedrete. La cosa più importante è che non è solo il racconto della resistenza di un cinema ma credo che sia proprio la passione di che cosa vuol dire oggi avere passione, che cosa vuol dire essere liberi, che cosa vuol dire essere indipendenti. E credo che il più grande merito del film e quindi del regista Michele Rò è, secondo me, di aver colto questo aspetto. Quindi lascio la parola a Michele ad Antonio su come è nata questa esperienza e come Antonio che è abbastanza restio, come è nata questa esperienza di fare un film su di te, come hai accettato questa proposta? Infatti, buonasera a tutti. Infatti è iniziato quasi per gioco. 2 anni fa il mio amico Michele è venuto in ufficio e mi dice: ho pensato di fare un film su di te. Non mi ricordo cosa gli ho risposto. Poi è tornato, perché lui quando azzanna poi non mola più. È tornato alla carica e mi dice: io ho sempre l'intenzione di fare un film su di te. Dico: io che cosa dovrei fare? Niente, per fare in modo che possa venire nel tuo ufficio, seguirti e filmare tutto. E meglio, metterò anche dovrò cercarmi delle interviste eccetera che ci sono, insomma, sono molto belle. E è iniziato per gioco questa cosa. Abbiamo girato saltuariamente per 2 anni e poi a un certo punto ho cominciato a vedere qualcosa di montato e ho cominciato a appassionarmi. Ma soprattutto mentre giravano queste scene, questa mia abitudine di fare delle cose, si è innescato un qualcosa di strano, che era quello che in quel momento io stavo vivendo di riflesso la mia vita, una parte della mia vita. Ed è una cosa ancora adesso strana, ma comunque molto, molto interessante ed emozionante. E poi man mano si è seguito in tutte quelle cose che sono state fatte. Il Messico in primis ha sempre fatto di necessità virtù, ha cercato di tenere un modo di gestione assolutamente indipendente, che nel nostro ambiente di indipendenza è una strada sempre in salita. Però alla mia età si può anche rischiare un po', insomma, ecco.
Io vengo da, ho avuto un problema di salute pesante, questo, come dicevo prima, il Messico è la ragione della mia vita e mi ha evitato che io andassi in depressione e il Messico mi ha aiutato molto. Naturalmente quelli che vengono al Cinema Messico sono quelli che io, le persone che amo di più, come questa sera, perché molti di voi sono anche clienti del Messico. E questa cosa è molto importante per il modo che il Cinema Messico stia aperto, perché come pensavo avete visto, vedete sui giornali, sono spariti un gran numero di sale, monoschermi, hanno chiuso. Il Messico, io mi sono detto che vorrei essere l'ultimo che chiude, ma la situazione è abbastanza difficile. Però devo dire che la passione, che è la cosa prioritaria per la gestione di un locale come il Messico, è indispensabile. Io credo sempre che io ho un profondo rispetto del pubblico, perché poi è l'ultimo anello della filiera, cioè quello che paga, molto importante. E fino adesso tutte quelle cose che ho fatto e che ho fatto con i miei soci, fino adesso ho dato dei buoni risultati. Siamo qui ancora questa sera con questa piccola novità e voi a un certo punto, quando sarà finito il film, siete liberi e vi prego di dare il vostro giudizio. Io sono molto emozionato, questo si vede, e in questo caso la parola a Michele. Innanzitutto grazie mille, perché avere una sala piena fa sempre piacere, soprattutto per un progetto di questo tipo che è iniziato 2 anni fa, non tanto per gioco, ma diciamo avevo le idee abbastanza chiare e soprattutto... le avevo solo io, certo. No, diciamo, non è che mi sono impazzito un giorno e sono andato in via Savona e ho bussato alla porta e gli ho detto: Antonio, ha una genesi, diciamo, un po' più complessa, nel senso, io nel 2011 ho fatto un film che si chiama Cavalli, che è andato a Venezia e ha avuto una distribuzione Lucky Red, quindi una distribuzione blasonata, e purtroppo il film, come spesso succede, è stato distribuito male. Allora io, come tanti registi fanno, sono andato a bussare alla porta di Antonio, chiedendogli appunto di proiettarmi il film. E lui, come fa sempre, vedrete nel film, giustamente prendeva tempo, insomma aveva altri film. E lì è successo qualcosa, perché abbiamo iniziato a chiacchierare e lui mi raccontava della sua vita, di suo papà, della sua passione. E sostanzialmente dopo un anno in cui ci vedevamo, ma il film poi è stato fatto, ma insomma ci incontravamo, io andavo al Messico anche da spettatore, ho capito che io volevo raccontare la sua storia, che era una storia bellissima, perché è la storia di un sogno di un uomo. Poi c'è il cinema, che io amo, c'è tanto altro, però la sua determinazione con cui fin da piccolo ha portato avanti il suo sogno, per me era un po' proprio quello che mi dava forza. E infatti anch'io il film l'ho iniziato da solo, con un'altra persona, che è Marco, che tra l'altro penso sia anche qua in sala, che è il direttore della fotografia. Ho iniziato da solo, ho iniziato a riprendere Antonio e ovviamente facevo altri lavori e piano piano questo lavoro cresceva. E mentre il lavoro cresceva, anche la gente, diciamo, si avvicinava al lavoro, mi dava una mano, e quando il film è stato finito, completamente indipendente, come del resto Antonio, non potevo fare un film non indipendente, a quel punto abbiamo avuto il sostegno di Officine U, che ha distribuito, di Sky Art, insomma sono arrivati i grossi nomi che hanno reso possibile portare il film al cinema, non solo qua a Milano, ma anche in Italia, perché la cosa bella che sta succedendo è che tutti i colleghi di Antonio, perché di fatto io racconto la storia di una persona che gestisce un cinema, ci stanno invitando. Adesso Antonio è molto preoccupato che dovrà fare il giro d'Italia, però tra l'altro adesso martedì andiamo a Firenze e la distribuzione mi ha scritto: allora prendete i treni, e l'hotel chiedevano 2 singole, e ho detto: beh, cos'è, volete farci l'ingresso? Io ho confermato 2 singole. E niente, quindi diciamo che il progetto è proprio nato, così, come un grido. Infatti il titolo proprio c'è un punto esclamativo che vuole avere a me. Antonio è uno che urla, lo vedrete nel film, e il film è così, vuole raccontare Antonio proprio e la sua passione e il suo sogno. Detto questo, basta, non voglio dire, cioè, vediamo il film, ci vediamo dopo.